siamo stati incerti a lungo se mandare in onda immagini così raccapriccianti. Può essere dai 16 ai 30 anni, pesa dai 50 ai 55 kg, ha i capelli biondo rossicci, si sa pochissimo di lei, si sa che è stata... Italiani, che cosa volete, la monarchia o la repubblica? Vogliamo la patata! Hot potato, hot potato, hot potato, hot potato. Buonasera, il giapponese di Torino? Eh sì, il giapponese, il ristorante giapponese. Buonasera, guardi, cercavo la patata. Una cosa? Non lo so, lei ce l'ha la patata? La patata? Sì. Non lo so, aspettiamo, ci vuole mezza ora chiamata, va bene? Io non lo so. Non lo so, guardi, se lei ce l'ha per me va bene, casomai ci vediamo. Non lo so, lei la patata ce l'ha, spero. Forse ce l'hai, non lo so, aspettiamo, aspettiamo. Una patata si ha, magari controlli se ha la patata. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Salve, il barastra di Lucca? Sì? Salve, cercavo la patata. Ma che patata? Scusi, la patata, che lei ci avrà la patata, no? E lei mi si dice al patatone? Sì, c'è proprio quello, stavo cercando appunto una patatina per me. E allora mi fa con la trovata. Almeno facciamo le patatine fritte, insomma. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Hot potato. Pronto, è il Babbo Bottega 9 di Siena? Sì. Guardi, cercavo la patata. E io sono cetriolo, se ti va bene male, se metti da qualche parte cetriolo. Tu spende lei, se ti va tu di fare, allora dimmi che non puoi. Mi fa parlare, signor. Siamo tutti provenienti alla patata. Va bene, io no, io vengo dal carciofo, senta. Signor Bottaganova, si fa una cosa, guardi. Allora, due pere, una patata, un cetriolo e si fa una bella... Una bella zuppa di deficienti. Vai, una bella zuppa. Senta, ma mi sa che non lo sa, lei dove telefona? Ma io, guardi, chiamo da Lucca, anche se non sono lucchese, per fortuna. Sì, ma senta. Mi dica. No, tutta la sera lì. Fa bene, allora facciamo due discorsi a Biscaro, così almeno. Ma vai. Ci passa la serata. Infatti, non da fare niente, so che mi dia pure, insomma. Allora, la storia della patata è così, guardi. Tanto tempo fa ci fu una ragazza che disse, questa patata non si dà, perché è mia. E da lì in poi viene fuori questa patata. No, scusi, ma a 40 anni ancora non avevo capito che era la patata, sono un pino ritardato io. Ci sono arrivato oggi perché me l'ha detto lei, ma insomma comunque va bene uguale. La prossima volta che chiamo voglio una bella patata a disposizione. Sì, ma lei ami spesso, io sono al lavoro, c'ho sempre la perdere, senti quasi proprio. Oh, vai. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Buonasera. Pronto, salve, Charm di Perugia. Potrebbe dire dove posso trovare un po' di patata? Patata? Sì. Non lo so. Patata? Sì. Anche non lo so che cos'è. Una patata? Che cos'è patata? La patata è una cosa da cui proveniamo tutti. Sì, patata non c'è, patata è andata a casa. È andata a casa, posso trovare un po' di patata casalinga allora? La patata? Sì. Provi a guardare sul giardino. Nel giardino? No, patata è andata a casa. Allora vado subito a casa, corro a casa, almeno un po' di patata la trovo. Sì, trova. Oh, ma scusi, lei non mi potrebbe dare la sua di patate? Perché non c'è la patata? Non c'ha la patata lei? Accidenti, questa è una cosa grave però. Sì. Ma ne ha parlato anche col suo medico di fiducia, perché la patata è... Sono stata al medico. No, una patata è fredda, morta. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Buonasera, bar caffetteria di Roma. Buonasera, guardi, cercavo la patata. Ma che cazzo vuoi? Una patata. Ma vaffanculo. Era bar. Buonasera, è il bar Buffoni di Roma? Sì, mi dica. Guardi, cercavo la patata. Ma vattene a fare il culo. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Pronto, salve, è la Rocca di Napoli? Salve, stavo cercando la patata. Cosa si tratta? E come? Non sa cos'è la patata? No. Ma la patata, proveniamo tutti dalla patata, anche lei proviene dalla patata. Io
qua e gli do la patata, un crocchetto, panzarotti, ci l'hanno tutto, ci abbiamo tutto. Ehi, senta, facciamo così, io vengo da lei, io e lei andiamo e si cerca la patata, eh? Bene. Oh, si fa una spedizione patatifera. Va bene. Oh, ma lei gli piace la patata o qualcos'altro? Un po' di tutto. C'ha la mente aperta, diciamo. Apertissimo. Oh, vedrà che se continua così a essere aperto qualcuno entrerà. È normale. A disposizione. Oh, e lei chi è? Il suo clone. Ah, è il clone, ma lei gli piace la patata? Come no? Tu sei a Scampia. Sì, qui a Scampia non c'è tanta patata, sa? Ci avevi la guerra in testa. Abbiamo la guerra in testa? Ma abbiamo anche la patata in testa. Tu tieni la testa qui, con la patata in testa, tu sei già un crocchè in culo per le mie piante. Ma chi è che ride tanto? La patata, eh? Senti come ride, la patata gli fa ridere a lui? Noi abbiamo il babà con dei capoccioni così grandi qua a Napoli, guarda. Ah sì, ma quelli non mi interessa, mi interessa più la patata. Chi era l'altro signore, suo papà? Oh, è il mio compagno, è il suo compagno! Accidenti! Allora sono proprio arrivato nel ritrovo migliore per le patate, eh? Sì. Ah, tutti i babà. Oh, questo è l'animo italiano, finalmente. E pochi babà, va bene? Ok. Hot potato, hot potato. Buonasera, la pasticceria Rex di Bari? Sì. Buonasera, cercavo la patata. La patata? Sì. Deve andarsela a far dare da qualche altro, signore. Se lei la vuole da me la patata, non la trova senz'altro, le ripeto. Non lo so, lei dove potrebbe consigliare? Qualche altra cosa, siamo molto disposti a offrirgliela, a dargliela anche gratis. Ma la patata proprio no. Ma non lo so, lei dove mi consiglia di andare per una bella patata? E se la vado a prendere da qualche altra parte. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Pronto? Pronto, salve, Maria Rosa di Pacchino? Sì. Salve, stavo cercando la patata. Quale? Una patata qualsiasi, me ne basta qualsiasi. Ce n'è tante che c'è, qua è pieno di patate. Ma dimmi una cosa, non hai a che fare, non hai da fare? Sì, è quello che ho da fare, cercare la patata in Italia. E allora vattene a uomini e donne e guarda quanti ne trovi. Sì, meglio, lì ci vogliono 6 mesi, 9 mesi, come fare un bambino. Bene, hai aspettato tanto, aspetti altri 6 mesi. Può almeno dare la sua di patate? No, guardi, se lei affaccia fuori dalla finestra, lo sa quanti ne trova? No, qua fuori c'è il mare, è dura trovare la patata marina. Io ce l'ho il mare di fronte. Allora abbiamo tutte e due vista mare. Appunto. Senta, coraggio, io mi dia la sua patata, la uso una volta e poi vado via. Ma guardi, ma lo sai quante linee erotiche ci sono? Ma le linee erotiche sono tanti nulla. Tanti che si sfogano con quelli. Lo so, ma poi alla fine non concludi nulla. Invece qui almeno è più possibile, magari. Guarda una persona che potremmo andare a parlare fino a domani mattina. Ma siamo un ristorante. Ma potrebbe diventare anche trova amore. No, pensa, io sto sensuale. Lavorando. Se lei non ha niente da fare, fa un altro numero di telefono, guarda se ne risponde un'altra di patata. Mi dica solo una cosa, ma è già occupata questa patata che non può darmi la sua? Sì. Allora, lì c'è la patata o no? Io non lo posso dire. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot. Buonasera, al goloso di Palermo? Sì. Buonasera, guardi, cercavo la patata. No, non ce n'è patate qua, abbiamo i ghiaccioli. Niente, Ce le teniamo per noi. Comunque, se fai così, veramente. Però, se fai così, ti dimostri catanese, però, eh? No, catanese. E ci sei tu. E chiunque tu conosca. Ecco, e allora perché mi dici così? In metano. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Hot potato, hot potato. Pronto, serve? È il bar Congiu di Cagliari? Sì, salve, stavo cercando la patata. La patata? Sì, mi può dare la patata? La patata? Sì. Chi sarebbe? Come? Stavo cercando se lì vicino ci fosse un po' di patata. Di patata? Può essere. Oh, ecco, mi può dire dove posso trovare la patata? La patata qui non c'è. Senta, ma mi dica una cosa, lei gli piace più la patata o il patatone? Patata, senza ombra di dubbio. Lei gli piace la patata, quindi? Gradisco. Cosa gradisce? La patata. Ecco. Viva la patata. Che viva la patata. Viva la patata. Viva la patata. Viva la patata. Che viva la patata. Viva la patata. Viva la patata.
www.chissenefotte.it.